Emanuele, benvenuti alla quarta puntata di stagione di Sport Up. Si è giocato ieri il secondo turno del campionato Girone B di Eccellenza, che ha visto il Rimini trionfare tra le mura amiche per 1-0 contro la Savignanese. Il gol è arrivato al 39esimo della ripresa grazie all'ex San Marino Cicarevic. Andiamo a vedere proprio con l'ausilio della regia quello che è successo nel dettaglio con risultati e classifica. Iniziamo dai risultati: Corticella Piariccione 1-3, Faenza Real San Lazzaro 1-1, Faro Coop Castrocaro 1-0, Granamica Massa Lombarda 4-1, Marignanese Classe 0-0, Old Meldola Sampierana 1-1, Progresso Argentana 0-1, Rimini Savignanese 1-0, Sant'Agostino Bellari Giamarina 3-1 e Sasso Marconi Cervia 1-0. Andiamo a vedere sempre con l'ausilio della regia la classifica dopo, lo ricordo ancora una volta, il quarto turno, ma in verità si recuperava il secondo turno del campionato di eccellenza Girone B. Rimini al comando, che raggiunge il classe a quota 10, Granamica 9, Faenza 8, Fiericcione, Sasso Marconi, Argentana 7, Savignanese 6, Massa Lombarda 6, Marignanese, Sant'Agostino 5, Cervia, Castrocaro, Faro e Progresso e Old Meldola 4 punti, Real San Lazzaro 3, Sampierana 2, Corticella 2, Bellaria, fanalino di coda con un punto. Bene, rientriamo in studio, andiamo a vedere il primo servizio della serata dedicato al match che ha visto il Rimini affrontare al Romeo Neri la Savignanese. Servizio. A distanza di 3 giorni si torna in campo. Effettive sono 3 le giornate giocate, con queste 4, ma stasera si recupera il secondo turno. Strani scherzi di un calendario di difficile comprensione. Allo Stadio Neri va in scena dopo appena un mese una sfida che ha visto le compagini affrontarsi già in Coppa Italia, a campi invertiti, con la vittoria biancorossa, allora per 3-0. Questa volta trattasi di campionato. La Savignanese ci tiene a fare bella figura, mentre il Rimini cerca continuità in fatto di vittorie dopo il poker rifilato nel derby a Bellaria. Prima di iniziare, un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex presidente della Savignanese, che tra le proprie fila schiera 2 ex di turno come Pazzini e Marco Brighi, oltre a vantare un centrocampista con la maglia numero 10, un talentino classe 1995 che porta il nome di Lorenzo Dormi. Il resto è cronaca di un mercoledì di campionato di Serie A, un turno infrasettimanale che non giova al Rimini, 300 i paganti affiancati da 1810 abbonati, proprio per l'appunto per la massima serie impegnata nel turno infrasettimanale. Ma che siano tutti presenti non c'è da giurarsi, ma di sicuro ci sono loro, quelli che cantano sempre e che ci sono anche nelle trasferte lontane o vicine, alle prese in questo momento con una polemica con la società inerente a una multa da pagare. Il controllore, si fa per dire, è il signor Pette di Bologna, che dà il via a una gara che vede da subito al terzo il primo tentativo della partita di marca Savignanese, conclusione alta di Dormi dalla distanza. Al quinto l'ex di turno Marco Brighi prova a fare lo scherzetto al fratello Andrea, conclusione però fuori misura. Poco dopo la risposta biancorossa è affidata a Valeriani, che da destra ci prova con uno spiovente che finisce al lato, vicino all'incrocio alla destra di Pazzini. Al 17esimo Fabri si incune in aria su un bel filtrante, ma non riesce a toccare il pallone, scontrandosi poi con Pazzini in uscita bassa. Il portiere rimarrà per qualche minuto a terra. La Savignanese non rimane a guardare. Al 21esimo una ripartenza porta alla conclusione Lolli. Purtroppo per lui il tiro è centrale. Il match si ravviva 60 secondi più tardi. La pronta risposta del Rimini arriva dal piede di Ricchiuti, che entra in area da destra e imbecca Buonaventura, ma in centravanti scivolata non arriva alla deviazione vincente davanti a Pazzini. Al 25esimo, altro episodio chiave, viene espulso il tecnico della Savignanese Oscar Farniti, forse per proteste sul mancato fuorigioco di Cannesecchi. Al 32esimo l'occasione per la Savignanese arriva dal piede caldo di Lolli, ben servito in aria, sulla sinistra lascia partire un rasoterra che impegna Mignani alla parata. Pochi minuti più tardi, da un cross di Fabri da destra sul secondo palo, arriva Ricchiuti che prova la volée di sinistro, ma il suo tentativo si spegne alto sopra la traversa difesa dal portiere Pazzini. In chiusura di tempo, Dormi imbecca Casadei sul lato corto dell'area biancorossa, finta e controfinta del numero 7 in maglia verde, che impegna ancora Mignani in calcio d'angolo. Oh.
Al fotofinish, brivido nel recupero con il gran tiro di Dormi dalla distanza, palla fuori di pochissimo alla sinistra del portiere numero 1 biancorosso. Dopo 4 minuti di recupero si chiude un primo tempo equilibrato caratterizzato da ritmi bassi e rare emozioni. Ripresa, Savignanese che va da contenere, ritmo diverse volte spezzato dalle interruzioni di gioco. Allora c'è chi si scalda accendendo il primo fiammifero della stagione. Chi invece continua a cantare. Al primo, palla gol per i Rimini, tocco di Bonaventura a liberare Allotti davanti a Pazzini, primo tiro di sinistro ribattuto dal portiere della Savignanese, secondo tiro di Allotti di destro, clamorosamente fuori, a porta ormai sguarnita. Al terzo, Ricchiuti avanza centralmente, lascia partire un sinistro che sorvola di poco la traversa. All'11esimo, punizione da posizione invitante per il Rimini, ma la conclusione di Ricchiuti è di poco alta. Al 17esimo, la sostituzione nel Rimini che cambierà la partita. Esce Cannesecchi ed entra Sikarević. Tre minuti più tardi, un tiro cross di Brighi prende una strana traiettoria colpendo la traversa con Pazzini battuto. Quest'ultimo tirerà poi un sospiro di sollievo. Al 22esimo, tiro sporco di Ricchiuti che si trasforma in un assist per Bonaventura, ma l'attaccante è anticipato in uscita dallo stesso Pazzini. Al 37esimo, il ponte aereo di Sikarević per Valeriani porta al tiro quest'ultimo, un rasoterra centrale ben neutralizzato dal portiere Pazzini. Al 39esimo, il gol che decide la partita. Su una conclusione di Righini dalla distanza, Sikarević ci mette la zampata giusta con gli ospiti che recriminano per un fuorigioco, ma il gol è considerato valido. I Rimini dunque passa in vantaggio. L'ultima emozione la regala Ricchiuti, uscendo dal campo tra il tributo dei tifosi ospiti al suo posto entra lo Jodic. La partita termina qui, la Savignanese recrimina tra una botta ricevuta e un fiammifero acceso. La squadra di Mastro Nicola tira un sospiro di sollievo e può dire finalmente di aver preso coscienza della categoria che sta facendo. Entriamo in studio, ci sono state delle dichiarazioni forti ad opera del tecnico della Savignanese Oscar Farnetti nel dopo gara. Ebbene sì, noi vi mostriamo con la nostra moviola, con le riprese a cura del nostro Eugenio Angeli, che il gol di Sikarević era regolare. E dunque vediamo il servizio. Le proteste di Oscar Farnetti a fine gara con i Rimini sono rese vane dalle immagini raccolte dalla nostra telecamera. Al momento del passaggio filtrante di Righini per Sikarević, l'attaccante parte in linea con la difesa avversaria, quindi è in gioco. Noi ci soffermiamo anche per qualche momento sull'esultanza dell'autore del gol, Sasa Sikarević, ex San Marino, gioia meritata per lui e abbraccio puntuale dei propri compagni di squadra, un acquisto sicuramente azzeccato per il club e dal DS Tamai. Ritorniamo però sull'episodio, lo vediamo con l'ausilio del replay di Eugenio Angeli. L'attaccante, sul lancio di Righini, a velocità rallentata, parte in linea con la difesa avversaria. Vedete la movenza, il passo dell'attaccante e il posizionamento delle gambe dei due difensori avversari. Ancora una volta, infatti, il replay ci mostra quanto detto. Ora, con il fermo immagine 1 e con l'ausilio delle indicazioni, due frecce nella fattispecie, vediamo il momento del lancio di Righini. La posizione di partenza di Sikarević è regolare, è tenuto in gioco infatti dalla retroguardia avversaria. Si calcola in questa fase di gioco e dall'immagine che vedete il momento dell'impatto con il pallone da parte di Righini in direzione per l'appunto Sikarević. Farnetti potrebbe avere dubbi sulla posizione semmai di Bonaventura.
Con il secondo fermo immagine vedete la freccia in alto a sinistra che è oltre con il piede ma viene tenuto in gioco dalla gamba di appoggio del difensore avversario. Per intenderci quello dove c'è la freccia centrale, perfettamente in linea con il suo piede. Con il terzo fermo immagine vediamo che il piede di Bonaventura combacia anche con la gamba d'appoggio del numero 14 per l'esattezza Vandi. Lo vedete in sovrappressione sulla destra. La freccia orizzontale per l'appunto rappresenta la linea che tiene in gioco sia Bonaventura che lo stesso Cicarevic, che era già partito, ricordiamo, in posizione regolare vedendo le altre immagini. Dunque il gol dei Rimini è regolare. Tempo di valutazione, vi abbracciamo nella nostra redazione Cristiano Cervara che ha voluto dare i voti ai protagonisti del match biancorossi ovviamente contro la Savignanese. Mignani 6. Per la seconda gara di fila mantiene la porta inviolata, ma stavolta è anche chiamato in causa da quelli della Savignanese e lui risponde presente. Brighi 6. Qualche sbavatura in appoggio, ma non è quello il suo mestiere. Per il resto se la sbriga alla sua maniera. Gabrielli 6,5. Sicuro ben oltre la giovane età. Si capisce perché Mastro Nicola non lo esenta mai. Righini 6,5, altro perno difensivo imprescindibile, da una sua iniziativa nasce il gol di Cicarevic. Cola 6, ormai Mastro Nicola gli ha ritagliato il ruolo di centrocampista davanti alla difesa, vestito che gli sta benissimo. Meno brillante rispetto al Bellaria, ma comunque punto di riferimento. Valeriani 5,5, serata un po' così per l'ex Golden Boy ai tempi di D'Angelo. Abituato a lasciare sempre il segno, ha ancora bisogno di un po' di tempo per arrivare al top della forma. Fabbri 6, sostituire i signorini di questo periodo non è cosa facile per nessuno. Partenza a razzo, poi si spegne un po' nella ripresa. Carnesecchi 5,5, piccolo passo indietro rispetto a domenica. Lì sulla sinistra il Rimini riesce a sfondare meglio, ma sbaglia la misura dei cross. Bonaventura 5,5, potrebbe davvero essere l'Ibrahimovic del Rimini per statura, peso offensivo e capacità di fare male alle difese. Ma contro la Savignanese spara a salve. Ricchiuti 6,5, tiene in piedi la baracca quasi da solo nel primo tempo eppure ha fiato da vendere anche nella ripresa, quando ci prova in tutti i modi. Il solito esempio per tutti. Arlotti 5,5, stavolta il bimbo d'oro non graffia come San Piero quando era entrato dalla panchina. Eppure nella ripresa ha una doppia occasione che grida ancora vendetta. Va bene così, sarà per la prossima. Cicarevic dal 17° in secondo tempo, 7. Buttarla dentro in una partita del genere non è cosa da poco. In questa categoria può diventare davvero devastante. Dolcini dal 22° in secondo tempo, 6. Qualche buona accelerazione sulla sinistra, specialità della casa. Lo Iodice dal 42° in secondo tempo, senza voto, dà il cambio a Ricchiuti nel finale, ma è un altro di quelli che meriterebbero più spazio. Arriverà anche il suo momento. Mastro Nicola, 6. La fatica si fa sentire e su Rimini è meno brillante rispetto a 3 giorni prima. Ma lui esalta i suoi ragazzi e si tiene giustamente stretto i 3 punti, mentre aveva avuto da ridire qualcosa dopo il 4-0 sul Bellaria. Ha imparato in fretta a vestire i panni del capo allenatore. Siamo arrivati al momento dei nostri spot pubblicitari e diamo la linea alla regia per qualche minuto. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso e griglia petrolavica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Mosorbole, mosocme, mocio! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna.
Tutti in botta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Atelier Interni SRL è centro arredamento di concezione moderna e di avanguardia, con team di professionisti che operano nel settore arredo, architettura e design da oltre 20 anni. Abbiamo ideato, progettato e allestito uffici, le abitazioni e le varie attività dei nostri clienti, con particolare attenzione alla bellezza, qualità del prodotto, alla funzionalità del progetto e dell'efficienza del servizio, per rendere il vostro vivere quotidiano più confortevole, sicuro e rispettoso dell'ambiente. Visitate il nostro sito internet o il nostro showroom da lunedì a sabato. Sarete accolti in un clima gradevole e familiare, ma allo stesso tempo tecnico ed elegante, ricco di momenti di design. In più, ci occupiamo anche della tua illuminazione, perché Atelier Interni SRL arreda e illumina la tua vita. Ci trovi a Serravalle di San Marino, in via Bustamonte 3. Info 0549 904602 o www.atelier-interni.com. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Entriamo in studio, adesso iniziamo la carrellata delle interviste del dopogara ascoltando il tecnico della Savignanese, Oscar Farnetti. E così col mister della Savignanese Farnetti, un po' scuro in volto per un duplice motivo, no? Ci vuoi spiegare entrambi, prima il motivo dell'espulsione e poi questa sconfitta arrivata proprio nel finale. No, beh, l'espulsione l'avevo protestato con il mio giocatore, quindi non avevo fatto sicuramente nulla. No, per il gol dico solo che a parti invertite, se noi facciamo un gol come ha fatto il Rimini, l'arbitro non esce dal campo. Tutto qua. Il resto dopo si vedrà le immagini, io adesso non so, da fuori ho avuto l'impressione che non fosse stato regolare, però sono giocatori bravi, squadre brave, arbitri più o meno bravi, non lo so, poi magari dalle immagini può essere più chiaro. Noi abbiamo fatto la buona partita, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo stati. Abbiamo limitato il Rimini nelle loro zone più importanti, stavamo rischiando quasi niente. Poi il loro gol è fortuito, un giocatore che ha calciato male la palla, è arrivato a spalle. Ho l'impressione che ci siano 10 metri fuori gioco, però posso anche sbagliarmi perché da fuori non ho questa certezza. Secondo me era clamoroso, però si vedrà, però ripeto. Quando vedi i Rimini devi essere perfetto, deve andare tutto bene anche questo qui. Perfetto. È il tempo di ascoltare le dichiarazioni di Sponda Biancorossa. Passiamo dunque a sentire il tecnico del Rimini, Alessandro Mastronicola. Mister Alessandro Mastronicola, è stata dura, lo si sapeva, forse anche un po' più del previsto oppure no? No, è stata dura, dura come ci aspettavamo. Siamo riusciti a portare a casa una vittoria che è meritata, ma contro una grande squadra, contro una squadra che ha fatto una gara molto importante, ma noi l'abbiamo fatta ancora migliore di loro, evidentemente. Magari qualcuno dopo il 4-0 di domenica dal di fuori si era magari illuso che fosse tutto facile. Probabilmente qualcuno dopo il 4-0 domenica pensava che oggi facessimo altri 4 gol, ma non è così e non sarà mai così. Può darsi pure che ricapiti qualche altra volta, ma sicuramente noi non saremo lì a sperare che ricapiti ogni domenica, lo sappiamo e andiamo avanti per la nostra strada portando a casa queste vittorie che sono fondamentali per come è venuto, perché danno alla squadra una fiducia e una mentalità vincente che è pazzesca. Un po' di proteste sulla sponda savignanese per il gol di Cicarevic, per un fuorigioco. Non le ho viste le proteste, non ci ho fatto neanche caso, ma non credo, mi sembra che Cicarevic arrivasse da dietro su un cross dalla tre quarti, quindi non credo, però insomma il gol è stato convalidato l'arbitro, credo che il guardalinee sia stato sicuramente in migliore posizione, quantomeno dalla mia. Chiudiamo.
sentiamo la carrellata delle nostre interviste con i protagonisti del match, nell'ordine l'attaccante Sasa Cicarevic e il difensore Andrea Brighi. Da Sasa Cicarevic, quarto gol col Bellaria, a Sasa Cicarevic, gol vincente con la Savignanese. Sì, fortuna, è arrivato un altro gol che è stato utile solo perché abbiamo vinto. Sono contento per la vittoria. La squadra oggi ha fatto una buona partita, abbiamo controllato tutto il tempo la partita, abbiamo creato, concesso abbastanza poco, una squadra comunque forte, che ha i giocatori veramente bravi, però alla fine abbiamo vinto, siamo contenti, speriamo di continuare così, ora ci aspetta un'altra battaglia domenica, però andiamo con il morale un po' più alto. Con Andrea Brighi, dopo la vittoria sulla Savignanese, dopo tre giorni del 4-0 sul Bellaria, però questa è stata proprio una partita completamente diversa. Sì, sì, lo sapevamo e ce ne siamo accorti fin dall'inizio. Comunque la Savignanese è una squadra, sapevamo, abituata alla categoria, molto ostica, e ce ne siamo accorti subito. Infatti abbiamo trovato molta difficoltà, soprattutto nella finalizzazione degli ultimi 20-30 metri, ma lo sapevamo. Siamo stati, diciamo, bravi a pazientare, perché comunque sì, anche un po' fortunosamente abbiamo trovato il gol, però poi siamo riusciti a non prenderlo e dai, abbiamo, penso, legittimato comunque la partita che avevamo fatto. Derby in famiglia con Marco, col fratello Marco, adesso lo consolerai o lo prenderai in giro? No, adesso si pensa già a domenica, sia io che lui. Adesso domani magari ne parleremo a tavola, ma niente di che, sappiamo che ancora il campionato è lungo, poi il calcio ne riserva sempre delle sorprese. Prossimo turno il Rimini sarà protagonista contro il Classe e dunque andiamo a vedere, a conoscere da vicino nel prossimo servizio il prossimo avversario del Rimini. Se la Classe non è acqua, di sicuro lo è per la formazione del Ravennate, incredibilmente primatista in campionato, raggiunta proprio nell'ultimo turno da Rimini al comando della classifica. La formazione allestita con un mix di gente esperta e di ex professionisti, quali Kader Caidi, un passato in Lega Pro a Sant'Arcangelo, Daniele Bovo, portiere super esperto, Matteo Guardiglia, giocava nel Ravenna di Oreste Pelliccioni, centrocampista esperto, è un lusso per questa categoria. 10 punti raggiunti in 4 partite, gli stessi del Rimini, frutto di 3 vittorie e un pareggio ottenuto l'ultimo sul campo della Marignanese. Il Classe vuole stupire, continuare a farlo perlomeno, e nonostante il piccolo impianto, domenica la sfida con i Rimini richiama anche qualche simpatizzante vicino di casa che nell'occasione tiferà proprio per la compagine del presidente Cabina. Sesta nell'ultimo campionato regionale con 48 punti, frutto di 11 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte, con 37 gol all'attivo e 31 subiti. Gli ultimi 15 anni ha disputato sempre tornei tra promozione, categoria per lo più frequentata e per l'appunto eccellenza. Indossi i colori biancorossi, ma anche la seconda maglia, una curiosità, è uguale nei colori a quella del Rimini, blu scura, con strisce biancorosse. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio il prossimo turno che vede il Rimini impegnato in quel di Classe con l'ausilio della nostra classifica: Bellaria Granamica, Castrocaro Old Medola, Cervia Savignanese, Classe Rimini, Faenza Corticella, Faro Coop Marignanese, Fiariccione Progresso, Massa Lombarda, Sasso Marconi, Real San Lazzaro, Sant'Agostino, San Pierana, Argentana. Chiudono il quinto turno del girone B di eccellenza. Ebbene, siamo ai saluti finali, noi vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Sport Up a partire da lunedì sera qui su Rete 8 VGA Tele Rimini dalle ore 20.45, prima dalle 19.55 il calcio locale attraverso calcio di rigore. Un ringraziamento da Daniele Emanuelli, a voi tutti una più cordiale buona serata.